ragazzi, io sono Liok e oggi parlerò di... non riesco. Comunque ragazzi, oggi vi parlerò di tutte le notizie false su Fortnite che poi sono diventate vere. Ma prima vi ricordo che se inserite il codice Chic in supporto a un creatore su Fortnite e ci taggate in una storia su Instagram in cui shoppate qualsiasi cosa nello shop, noi riposteremo la storia e in più risponderemo ai vostri messaggi tutti i giorni. Iniziamo ragazzi subitissimo con la prima notizia falsa che riguarda il nostro bellissimo Thanos. Infatti non so se vi ricordate e non so se giocavate effettivamente a Fortnite. Anzi, scrivetemi nei commenti quando avete iniziato a giocare a Fortnite. Io nel lontano 2017. Ma comunque nel maggio del 2018 è stata introdotta questa nuova modalità famosissima in cui c'era Thanos. E ragazzi, io ve lo dico, tutta la community di Fortnite è impazzita per questa modalità. E da quel momento, per i 3 anni successivi, abbiamo visto un'infinità, ma soprattutto in quel periodo, di copertine e di titoli che facevano finta di avere Thanos come skin. Quindi magari si vedeva la faccia di ninja con Thanos in sottofondo nell'armadietto, c'era gente che fingeva di usare Thanos, c'erano un sacco di cose di questo tipo. E ragazzi, chi lo avrebbe mai detto che queste notizie false sarebbero poi diventate realtà? Perché appunto ragazzi, ora Thanos è una vera e propria skin che si può comprare direttamente nello shop col codice Shiko, e che tra l'altro ragazzi è una skin bellissima. Quindi praticamente hanno, cioè, era finto ma in realtà adesso è vero, quindi non si può più nemmeno dire che era clickbait. E passiamo ragazzi alla seconda notizia falsa che è diventata vera, ossia i dinosauri. E infatti ragazzi, non so se vi ricordate, ma prima di ogni stagione si trovavano in giro per YouTube un sacco di trailer che mostravano nella copertina, quindi tipo trailer ufficiale della stagione 5, e si vedeva in copertina un dinosauro. E ragazzi, si dicevano anche che c'erano degli eventi, si parlava proprio magari anche delle impronte lasciate sulla mappa e un sacco di cose che riportavano al fatto che sarebbero arrivati i dinosauri. Per non parlare della stagione 5, quando c'erano dei dinosauri, anche se erano solo dei manichini di dinosauro, e quindi tutta la community non vedeva l'ora di vedere i dinosauri su Fortnite. Purtroppo devo dire che questa cosa è diventata vera nel momento sbagliato, perché i Raptor sono arrivati quando Fortnite è calato un pochino, quindi diciamo che non è stato un evento poi così grandioso. Secondo me avrebbero dovuto mettere i dinosauri direttamente nel capitolo 1 di Fortnite, sarebbe stato molto più bello, soprattutto se pensate al fatto che quando si sentivano i primi rumori del mostro, quello, il Cactus, all'inizio si pensava fosse un dinosauro e tutti quanti erano impazziti per questa teoria. Però devo dire che anche se i dinosauri sono diventati veri con i Raptor della scorsa season, non si potevano cavalcare come in tanti dicevano. Però chi lo sa, nel futuro magari. La terza notizia falsa che poi è diventata vera ragazzi riguarda le macchine, e qui mi sento un pochino in colpa anche io, perché nel 2018 ho fatto anche io un video a riguardo, ragazzi. Vi consiglio di trovarlo, e se lo trovate scrivete nei commenti "vengo dal futuro". È una sfida. Beh, comunque ragazzi, si diceva che a quanto pare, dato che ai tempi era noiosissimo correre per la mappa, tanto che gli unici mezzi di trasporto per andare un pochino più veloce erano solamente i carrelli, quindi correre per la mappa era una vera e propria noia, ragazzi, ve lo giuro, era uno dei problemi più grandi di Fortnite, e quindi tutti quanti un po' speravano che arrivassero le macchine. E alla fine, 1000 anni dopo, sono arrivate davvero. Sono arrivate, ragazzi, ora le diamo un po' per scontate, però sono davvero una cosa super comoda. Al giorno d'oggi diciamo che c'è ancora un po' di clickbait sulle macchine, perché magari ci fanno vedere delle macchine con delle punte assurde davanti, oppure delle persone che guidano dei camioncini dei gelati, ma comunque i clickbait non finiranno mai. Ma ora le macchine le abbiamo. La prossima ragazzi forse è una delle più famose, una delle più discusse, una delle più clickbaitate, e sto parlando dei supereroi Marvel. Infatti ora ci siamo fin troppo stufati di avere delle collaborazioni con la Marvel, tanto che abbiamo visto che ci sono tutti quanti i supereroi, abbiamo tranquillamente tutti quanti nel nostro armadietto, ma ai tempi era una notizia incredibile. Infatti ragazzi, la gente fingeva di aver trovato addirittura 3 anni fa un martello di Thor
in giro per la mappa, oppure fingeva che Carburo fosse in realtà Iron Man, fingeva che sarebbe arrivata Venom come skin, e letteralmente abbiamo avuto tutte e tre queste cose, quindi Thor, Iron Man e Venom. E ragazzi, è da un'infinità di tempo che tutti fingono che stia per arrivare la skin di Spider-Man. Io ragazzi spero solamente che la Epic faccia skin belle, senza collaborazioni, tipo Drift, tipo Mida, fai queste cose, grazie. La prossima notizia è una invece delle più famose, ragazzi, perché si parla ancora una volta di Pinnacoli. Torniamo indietro alla stagione 3, il mito di Pinnacoli pendenti che verrà distrutta. Migliaia di copertine che facevano vedere un questo meteorite che sarebbe caduto su Pinnacoli. E vi dico un fun fact, ossia che in realtà quel meteorite sarebbe dovuto davvero atterrare su Pinnacoli, ma dato che Donald Mustard ha notato che tutti quanti avevano già capito questa cosa, ha scelto all'ultimo di non farla distruggere, e quindi questa cosa è stata rimandata. Dalla season 3 passano la season 4, 5, 6, 7 e finalmente alla fine della season 8 Pinnacoli pendenti viene distrutta. Anche se io dico finalmente, ma mi dispiace un po' e mi manca anche un po'. Però comunque ragazzi, quelli della stagione 3, anche se in realtà volevano solo fare un po' di clickbait, hanno davvero predetto qualcosa che sarebbe successo in futuro. E tra l'altro non vi dico il casino di quando Pinnacoli pendenti è stata davvero distrutta. Cioè è successo, oh mio Dio. Prima ragazzi vi ho parlato di Mida, e ora parliamo di qualcosa che si avvicina molto ma molto a lui, ossia la sua versione femminile. E infatti ragazzi, non so in quanti di voi sanno questa storia, ma in realtà la versione femminile di Mida è partita come un semplice clickbait fatto da una fan art. Infatti ragazzi, la Epic non aveva minimamente intenzione di realizzare questa skin femminile di Mida, e quindi semplicemente aveva fatto il suo Mida maschio, andava avanti così e non sarebbe successo nulla. Poi un fan di Fortnite che ha come passione quella di creare le skin ha realizzato la versione femminile di Mida, e la Epic, dopo tantissime persone che hanno fatto delle copertine prendendo quella skin che in realtà era fatta da un fan e mettendole su YouTube, facendolo vedere come se fosse una vera e propria skin, la Epic ha deciso appunto di farla diventare una skin e praticamente non l'ha modificata. Quindi diciamo che grazie a quel tipo ora abbiamo la nostra Marigold. È bellissimo! E dato che prima ragazzi abbiamo parlato della Marvel, è arrivato il momento anche di parlare della DC. E infatti ragazzi, in passato non avete idea di quante volte siano stati fatti dei clickbait che riguardavano, non so, Flash, Batman, Superman, Joker e Aquaman. E ragazzi, è letteralmente assurdo perché tutte queste skin sono poi uscite davvero. Cioè ragazzi, noi magari nel 2018, quando è uscito Thanos, ci ritrovavamo una skin di Batman comparire dentro una copertina di un video di YouTube e giustamente cliccavamo convinti di vederla in un armadietto. E invece ora siamo nel 2021 e la possiamo davvero trovare, così come tutte le skin. Letteralmente Superman è appena uscita. Cioè ragazzi, e non so se lo sapete, ma erano già state create delle immagini photoshoppate per convincere che sarebbe uscito davvero Superman 3 anni fa. Nel 2018, cioè nel 2018 c'erano già delle immagini di Superman su Fortnite. Io nemmeno sapevo sparare nel 2018. E dopo la DC ragazzi, come possiamo non parlare di Atlantide? Migliaia e migliaia di copertine azzurre che ci facevano vedere il sott'acqua di Atlantide che sarebbe arrivato, che avremmo potuto nuotare e sparare insieme sott'acqua, che respiravamo con dei caschi. E in realtà no ragazzi, Atlantide è stata abbastanza deludente perché è diventata Castello Corallo, e quindi diciamo che è stato un clickbait che poi è diventato vero. Però è diventata la versione un pochino più brutta di Atlantide. E invece posso dire che è stato il contrario per la pistola a raggi laser, ossia la Ray Gun. E infatti ragazzi, è capitato che in passato sono state fatte tantissimi video, copertine, immagini, un sacco di cose ragazzi, che parlavano di pistole a raggi laser, di cecchini giganteschi, e ora ci ritroviamo proprio adesso in cui i clickbait di quegli anni sono diventati veri adesso. E infatti possiamo trovare la nostra pistola a raggi laser, che è la Chimera Gun, quella che fa il raggio laser continuo, oppure possiamo trovare il cecchino laser, che è letteralmente l'arma più forte di questa season, e possiamo ringraziare quelli che magari hanno dato l'idea alla Epic qualche anno fa.
E quindi ragazzi, diciamo che avevano ragione. E se quello che avete sentito fino ad ora, ragazzi, non vi è bastato, parliamo del vulcano, che è stato inserito nella stagione 9, ma praticamente era presente in ogni copertina, di pari passo con i dinosauri. E infatti ragazzi, dinosauri, vulcani, disastri naturali, tutte queste cose ci hanno provato in qualsiasi modo. E devo dire che a volte ci pensavo davvero anch'io, nel senso che io ci credevo, dicevo magari arriveranno i dinosauri, magari un vulcano gigantesco. E alla fine il vulcano è arrivato davvero, e dentro quel vulcano ci abbiamo pure costruito un robottone che ci ha difeso dal dinosauro, che però in realtà non era un dinosauro ma era il cactus. E non ci capisco un cactus più, ragazzi, la storia è troppo complicata di Fortnite. Ma non era complicata l'idea di inserire i jetpack. Questa cosa, ragazzi, avevo già fatto un video anche ai tempi, perché il jetpack è stata un'idea introdotta all'inizio, ma proprio all'inizio inizio di Fortnite. Era stato ideato da un fan e da quella voce si era sparsa infinitamente che sarebbe entrato a far parte delle nostre partite su Fortnite. E da qui, ragazzi, è passato un anno. Infatti l'anno successivo è stata finalmente introdotta la possibilità di utilizzare il nostro bellissimo jetpack. E io tra l'altro mi ricordo che la primissima volta che l'ho provato ero a condotti confusi e sono morto per danni da caduta. Che bello che era il capitolo 1 di Fortnite. E terminiamo in bellezza con il clickbait dei clickbait. Ragazzi, sto per dirlo, la fine di Fortnite. Ogni season, ragazzi, più ci avvicinavamo durante il capitolo 1 alla season X, dato che noi non sapevamo che ci sarebbe stata una fine, e season dopo season si diceva che sarebbe stata distrutta la mappa, che sarebbe stata la fine. Quindi in season 5 ci ritrovavamo che questa cosa avrebbe distrutto la mappa, nella stagione 6 un'altra cosa avrebbe distrutto la mappa e sarebbe stata la fine, nella 7 uguale, nella 8 il vulcano, nella 9 un robottone. Insomma, ragazzi, in ogni season ci sarebbe dovuto essere qualcosa che distruggeva completamente la mappa e finiva Fortnite. Alla fine è successo nella stagione X, è davvero la fine. E niente, ragazzi, il video termina qui. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo momento del video e vi ricordo non solo di iscrivervi, non solo di mettere un mi piace, non solo di usare il codice Shiko, ma in più di seguirci su Instagram, perché mettiamo un sacco di storie bellissime. E per ora noi non possiamo far altro che salutarvi e ringraziarvi, perché noi come al solito ci becchiamo al prossimo video. Bella.